Allora, ci siamo, se volete accomodarvi di là per il taglio del nastro. Ingegnere Letizia, se vuole accomodarsi anche lei di là. Allora, benvenuti a tutti, cominciamo questa cerimonia di inaugurazione di questo tratto di strada della tangenziale est di San Severo con l'esecuzione dell'inno d'Italia. Monsignor Mario Cota procederà alla benedizione del tratto di strada prima della cerimonia del taglio del nastro. Oppure facciamo prima la cerimonia del taglio del nastro. Bene, il presidente della provincia Nicola Gatta, il sindaco di San Severo Francesco Miglio, vediamo anche l'ingegner Letizia, l'architetto Bux. Ecco qui il momento atteso forse da tanti, tantissimi anni, anzi da decenni, perché è un momento storico per la nostra città, il territorio del Nord Tavoliere. Un abbraccio più che simbolico, credo, tra il sindaco di San Severo, già presidente della provincia di Foggia, e l'attuale presidente Nicola Gatta. Don Mario Cota, anzi Monsignor Mario Cota. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore Gesù, via, verità e vita, sia con tutti voi. Cristo, Figlio di Dio, è venuto nel mondo per raccogliere nell'unità gli uomini dispersi. L'apertura di nuove vie di comunicazione e l'allestimento di nuovi mezzi di trasporto per abolire le distanze e congiungere i paesi divisi dalle catene montuose o dalle grandi acque contribuisce all'incontro e alla solidarietà fraterna secondo il disegno provvidenziale di Dio. Invochiamo il Signore per i tecnici e gli operai che hanno progettato e realizzato quest'opera e per quanti ne beneficeranno, nel mentre ringraziamo tutte le autorità che si sono interessate per la realizzazione di questo grande e magnifico progetto. Il Signore sia con voi. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se conoscete me, conoscerete anche il Padre. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto.
rivolgiamo la nostra preghiera solidale al Signore Gesù, che è nostra via e nostra vita. Ripetiamo, guida i nostri passi, o Signore. Guida i nostri passi, o Signore. Signore Gesù, Verbo fatto uomo, che hai posto la tua dimora in mezzo a noi, fa che, sostenuti dalla tua continua presenza, camminiamo nelle vie del tuo amore. Preghiamo. Guida i nostri passi, o Signore. Signore Gesù, che andando di città in città predicavi il Vangelo e guarivi gli infermi, passa ancora per le nostre strade e confortaci con la tua misericordia. Preghiamo. Guida i nostri passi, o Signore. Signore Gesù, che sei apparso ai discepoli sul lago di Genezaret e li hai salvati dal naufragio, vieni ancora accanto a noi in mezzo alle tempeste del mondo. Guida i nostri passi, o Signore. Signore Gesù, che ti sei fatto compagno di viaggio sulla strada di Emmaus, sostienici nel cammino e ravviva il nostro cuore con la tua parola. Preghiamo. Guida i nostri passi, o Signore. Signore Gesù, che salendo al Padre ci hai aperto la via del cielo, veglia su noi pellegrini sulla terra, perché possiamo raggiungere la patria eterna. Preghiamo. Guida i nostri passi, o Signore. Signore Gesù, che ci hai affidati come figli a Maria tua madre, per sua intercessione donaci un cammino tranquillo e fa che siamo eternamente felici nella visione del tuo volto. Preghiamo. Guida i nostri passi, o Signore. E ora, insieme, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. O Dio, che in ogni tempo e in ogni luogo sei vicino a chi ti serve con amore e confida nella tua protezione, benedici quanti transiteranno per questa strada. Il tuo angelo li preceda e li accompagni, perché superata ogni insidia, giungano sani e salvi alla meta desiderata. A te gloria dei secoli, per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su tutti e rimanga sempre. Amen. Grazie, Monsignor Cota. Apriamo questa breve cerimonia qui su questo tratto della tangenziale est. Un saluto a tutte le autorità che sono giunte sin qui, anche agli altri assessori comunali, consiglieri comunali, le altre autorità. Ho visto Gianni Rotice, presidente di Confindustria, il sindaco della città di San Severo, Francesco Miglio, apre questo breve momento. Sì, solo qualche minuto per esprimere il compiacimento, credo, dell'amministrazione comunale di San Severo, ma anche dell'amministrazione provinciale, per la inaugurazione di questo ultimo tratto della tangenziale, di questo primo lotto. Come è stato detto, ricordato più volte, una arteria importantissima, perché fa defluire il traffico veicolare, soprattutto quello pesante, su questo corridoio che collega il casello autostradale ai centri più importanti dell'Alto Tavoliere, quindi deviando il traffico dal centro abitato di San Severo, con tutte le conseguenze positive che da ciò deriva, in primis a livello ambientale, ma anche per la migliore tenuta e conservazione del manto stradale cittadino. Consentitemi anche di ringraziare la società che ha realizzato quest'opera, qui rappresentata dall'ingegner Domenico Letizia, a cui vorrei che voi faceste un grandissimo applauso. Nel mio ruolo di presidente dell'amministrazione provinciale, sovente mi sono interfacciato con loro e devo dire che questa opera, un'opera così importante, un cantiere che non ha incontrato problematiche di nessuna natura, ed è veramente rara avis, suol dirsi, davvero
quando si ha un cantiere di un'opera pubblica nascono contenziosi, controversie, problematiche magari con i frontisti. Invece mai come in questa situazione, devo dire che il cantiere ha rispettato il cronoprogramma e si è svolto in maniera tranquilla, senza nessuna problematica. Ciò è stato perché la società che ha eseguito i lavori ha dato prova nel corso dell'intervento di grande professionalità e di grande competenza. Quindi questo lo voglio dire, lo dico pubblicamente senza alcun tema di smentita e mi voglio complimentare davvero con loro. Come voglio ringraziare l'amministrazione provinciale, la struttura tecnica dell'amministrazione provinciale, in persona del dirigente, l'architetto Emanuele Bux, un validissimo collaboratore mio, valido collaboratore sicuramente adesso del presidente Gatta, così come gli altri esponenti della struttura tecnica che vedo, saluto, ringrazio e rivedo davvero con grande piacere. Quindi massimo compiacimento per questo intervento. Adesso però mi permetto, dopo aver espresso la soddisfazione, anche di fare un auspicio. Questo intervento ha un senso se va a fare il paio con il secondo lotto, per i quali già c'è uno stanziamento di 15,5 milioni, stanziamento CIPE, che collega il casello autostradale di San Severo con la strada statale 16 nel tratto Foggia-San Severo. E anche quello è un intervento che si va a coniugare bene con l'intervento di ammodernamento della statale 16 nel tratto Foggia-San Severo, che io mi auguro possa partire in tempi solleciti, atteso che oramai sono quasi quotidiane le notizie di decessi di automobilisti su quel tratto autostradale. Quindi diventa, questo lo abbiamo scritto a ANAS e lo andremo a dire, un incontro che abbiamo chiesto ai vertici di ANAS, diventa un intervento davvero importante. Quindi da questo punto di vista, Nicola, confidando sulla tua sensibilità su questa problematica, chiedo che sia una rivendicazione non soltanto del comune di San Severo, non soltanto del comune di Foggia, ma dell'amministrazione provinciale di Capitanata, che riesca a far pervenire i vertici di ANAS in maniera determinata e, se il caso, anche piccata, perché questo intervento è da tempo che lo si richiede, è stato finanziato nel 2017, io ritengo, e non è possibile che una progettazione vada avanti per 2 anni, perché le notizie ultime sono che è in fase di elaborazione del progetto. Insomma, non è possibile che per un progetto su un tratto di strada già esistente, non credo con molte problematiche, si impieghi così tanto tempo. Quindi l'auspicio è che ANAS porti a termine subito questa progettazione, perché si possa avviare la procedura per appaltare gli interventi. Dal canto nostro dobbiamo adoperarci, perché lì è l'amministrazione provinciale, per il secondo lotto. Io so che la struttura è già al lavoro, poi al limite Nicola, il presidente Gatta, meglio nel dettaglio ci riferirà lo stato della procedura. L'auspicio del sindaco di San Severo è che si completi la circumsanseverina, che si completi cioè quel sistema viario che porta a circumnavigare il centro abitato di San Severo. Abbiamo fatto un bel intervento, 20,000,000 euro è quest'opera, adesso c'è da completarlo con ulteriori 15,5 milioni, il primo lotto. E in questo, cioè, vorrei che l'amministrazione provinciale, nella sua agenda politica, nella sua programmazione, desse massimo risalto e massima priorità a questo intervento, per il quale nel passato ci siamo spesi molto perché venisse finanziato. Il finanziamento è stato ottenuto, adesso bisogna dar corso alla procedura, io mi auguro con tempi rapidi e solleciti. Grazie anche a tutti, quindi, i presenti per essere intervenuti. Un saluto affettuoso e di massima stima ed amicizia al presidente di Confindustria, l'ingegnere Gianni Rotice, ai rappresentanti delle Ferrovie
del Gargano, cioè il territorio quando fa rete, quando fa sistema, qualche risultato lo porta a casa. Ed è questo l'auspicio con cui ci appropinguiamo agli impegni e alle attività che insieme ci devono vedere co-protagonisti e impegnati, ognuno per quelle che sono le proprie responsabilità e le proprie competenze. Quindi grazie a tutti. Un'ultimissima cosa, lo dico alla DITO, alla struttura tecnica, sto ricevendo nelle ore precedenti all'inaugurazione qualche preoccupazione da parte di cittadini per la mancata realizzazione della rotatoria, che pure c'era nell'elaborato progettuale, probabilmente per un mancato assenso della società Autostrade non si è realizzato. La paura è che gli utenti della tangenziale, arrivando all'incrocio, appropinquandosi all'incrocio a velocità sostenuta, possano impattare con auto o vetture che provengono da San Marco in Lamis. Quindi, se si può mettere in opera qualche misura atta a decelerare il tratto veicolare che arriva dalla tangenziale. Non lo so, può essere un dosso, può essere qualche rallentatore di traffico, uno stop gigantesco per non vedenti, non lo so. Però effettivamente nello stato attuale il rischio è che l'automobilista, magari sbadato, magari sovrappensiero, arrivi all'incrocio non accorgendosi dell'incrocio e possa andare ad impattare con traffico veicolare proveniente da San Marco. Quindi dopo quel teatro di morte andiamo a fare un altro palcoscenico di morte, no? Quindi se si può ovviare a questa cosa, mi faccio latore di questo messaggio da parte di molti cittadini che nelle ultime ore mi hanno, per varie vie, WhatsApp, messaggi, personalmente consegnato questa preoccupazione. Mi auguro che l'architetto Bux, che è molto attento a questo, possa porre attenzione e rimedio. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie sindaco per il tuo intervento. L'architetto Bux, che ha incassato credo i complimenti del sindaco, e poi anche l'ingegnere Letizia, prima naturalmente per il presidente Gatta concluderà questa cerimonia. Qualche dato tecnico magari su questo tratto di strada lo vogliamo dare a tutti i presenti? Sì, niente, l'intervento insomma costa su, come progetto generale, 20 milioni, no? L'appalto relativo al contratto con l'impresa sono 14 milioni. Parlo di cifre tonde perché ovviamente questo è il discorso. Chiaramente, come diceva il sindaco, questo va completato con l'altro tratto che collega con la statale 16 lato sud, perché altrimenti diciamo, il percorso non si chiude nella maniera giusta. Per quanto riguarda il consiglio dato, cioè per il discorso della velocità, ovviamente qui c'è già un divieto, un limite di velocità a 50 km orari, perché siamo ancora in una fase ancora diciamo provvisoria. Però qualche banda rumorosa ovviamente la possiamo mettere, adesso poi parliamo con l'ingegnere per dar senso, qualche banda rumorosa per allertare la persona che sta guidando. Quindi questo è un pochettino l'aspetto, certamente lo faremo. Okay. Grazie architetto. Si dice, ingegnere, che la curiosità sia donna, femminile, però le assicuro che anche dei giornalisti. Quindi una curiosità che mi viene in mente, un problema particolare che avete incontrato, una difficoltà particolare nel realizzare questo tratto di strada? Buongiorno a tutti, innanzitutto. Difficoltà quando si fa un'opera, soprattutto di questo rilievo, ce ne sono ogni giorno, e ogni giorno sono state affrontate in cooperazione con la Bento Provincia, con i direttori dei lavori. È un'opera estremamente complessa, vuoi per le interferenze che ha dovuto incontrare con il tracciato, condotte dal consorzio di bonifica, strade, incroci. Una particolarità che sicuramente contraddistingue quell'opera è l'attraversamento di ben due ferrovie parallele. Cioè noi in questo caso abbiamo dovuto affrontare, forse questa è una, può soddisfare la curiosità degli utenti, di chi ci ascolta. In pratica il tracciato intersecava la ferrovia adriatica, quindi la ferrovia principale italiana, e le ferrovie del Gargano, quindi con una cooperazione stretta e un incontro con i dirigenti sia di Ferrovie del Gargano che di RFI e con i progettisti si è messa in atto una soluzione che ha consentito di creare l'attraversamento senza interrompere il traffico ferroviario.
praticamente noi possiamo dire di aver attraversato due ferrovie con i treni che attraversavano di sopra i binari, senza avere un'ora di fermo, solo un semplice rallentamento, questo con un sistema brevettato, unico in Italia, e diciamo, il risultato è stato quello di accelerare la costruzione dell'opera e realizzarla, diciamo, nel migliore dei modi, oltre al fatto di aver spinto l'attenzione sull'utilizzo il più possibile delle materie prime in sito come residui di lavorazione. Cioè abbiamo realizzato una stabilizzazione calce dei sottofondi del terreno argilloso, un impiego totale della presente infrastruttura, e con una sorta di economia circolare che ha consentito di avere un minore inquinamento, un minore impatto e una maggiore celerità nei lavori. Per il resto posso dire che abbiamo realizzato quest'opera in un territorio amico, perché prima sì, abbiamo lavorato veramente in condizioni di cooperazione assoluta, come comprensione da parte dei cittadini, e non posso che ringraziare tutti i collaboratori, i lavoratori, gli operai, i tecnici, i direttori di lavori e quanti altri che ci hanno assistito. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie ingegnere. Concludiamo questa cerimonia con il presidente della provincia Nicola Gatta. Si profila, lo auspichiamo, un rafforzamento della sinergia istituzionale tra comune di San Severo e provincia di Foggia. Prego presidente. Assolutamente, anche perché dobbiamo fare subito, il sindaco ci deve pagare il caffè, perché tra l'altro oggi ha scelto anche il giorno di San Francesco per fare questa inaugurazione, quindi ha accontentato e quindi ci deve pagare il caffè. Che dire, è un giorno di festa per San Severo, ma non solo, penso per tutta la capitale. Vediamo oggi Francesco un po' quello che sono i frutti della programmazione che tu hai da presidente della provincia velocizzato, ma che parte anche dai nostri predecessori, quindi dal presidente Stallone, che voglio ringraziare, dal presidente Pepe, dal commissario, dai tecnici, quindi non solo un grazie all'architetto Bux, all'ingegnere Moretti, ai geometri, a tutti i tecnici, ma anche all'ingegner Belgioioso, che è stato, diciamo, colui che ha progettato inizialmente quest'opera. Un'opera strategica, come diceva il sindaco, che favorirà sicuramente e migliorerà la viabilità, la mobilità sia della viabilità dei mezzi pesanti e sia quella urbana, quella cittadina, quindi con un miglioramento della qualità della vita, dell'ambiente. Quindi non mi voglio dilungare rispetto a quello che già hai detto tu, Francesco. È sicuramente un'opera che diventa funzionale anche con il secondo lotto, perché oggi inauguriamo il secondo stralcio del primo lotto. Partiremo a brevissimo. Nei giorni scorsi ho approvato un progetto esecutivo con il completamento della valutazione di impatto ambientale, che non era ancora stata fatta, e quindi possiamo partire con la conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri, quindi del secondo lotto, che diventa un'opera altrettanto funzionale con quello che dicevi tu della statale 16. Nei giorni scorsi ho convocato una cabina di regia per sollecitare l'ANAS, quindi per far sì che l'ANAS possa, come dire, farci capire un attimino. L'ANAS ha una dotazione finanziaria per la capitanata di circa 400 milioni di euro, per l'allargamento della statale 16 ci sono a disposizione 136 milioni, se non erro, e quindi abbiamo bisogno di capire i tempi. L'ANAS ci ha rassicurato che a brevissimo sarà approvato il progetto esecutivo per poi partire i lavori. Non è, diciamo, una polemica che vogliamo fare, che vogliamo elevare nei confronti d'ANAS, ma chi mi ha preceduto, che Francesco, ha vissuto il periodo più brutto per le province, sa benissimo che purtroppo ci sono delle contraddizioni tutte italiane. L'ANAS ha una dotazione finanziaria di 29 miliardi e mezzo di euro per soli il 20% delle strade provinciali, contro un miliardo e mezzo che hanno tutte le province italiane, che hanno l'80% delle strade italiane. Quindi è una contraddizione che purtroppo stiamo cercando anche di colmare, grazie anche a quello che
ci ha visti impegnati con la programmazione del CIS, siamo riusciti ad ottenere per la capitanata, per questa prima parte del CIS, una dotazione di 280 milioni che interesserà per 120 milioni strade provinciali, la pede garganica, la strada delle saline, l'importante strada da Mattinata verso Vieste, la progettazione della regionale 1, quindi tutte opere strategiche per questo territorio di Capitanata che ha sete di infrastrutture. Da oltre 40 anni non si costruiscono opere strategiche per questo territorio e quindi abbiamo bisogno di infrastrutture importanti, abbiamo bisogno dell'aeroporto Gino Lisa, abbiamo bisogno perché no, dell'alta velocità. Non è giusto che abbiamo l'alta velocità al nord e al sud, non ci può essere l'alta velocità, abbiamo bisogno di strade, soprattutto strade principali, perché le aziende hanno difficoltà proprio ad accedere nelle proprie aziende. Quindi ancora grazie per quello che hai fatto, un grazie sentito alle maestranze, all'impresa, alla costruzione, alla dimostrazione che in poco meno di 3 anni si è potuta realizzare questa opera importante. La dimostrazione che non solo al nord si iniziano le opere e si concludono, anche al sud, grazie a queste bellissime realtà si possono realizzare questi grandi risultati. Quindi auguri e possiamo aprire finalmente questa strada. Grazie Presidente, grazie a tutti e buona giornata.